Il sindaco mi chiede di intervenire, ne ha la facoltà. Grazie Presidente. Colgo con molta soddisfazione che alla stampa cittadina, oggi qui presente, così nutrita per seguire i lavori del bilancio di previsione. Vuol dire che questo è un momento importante per la città e io comincerei da qui. Questo è un bilancio complicato e difficile. Il primo bilancio dopo l'approvazione del piano di riequilibrio del 9 luglio, un bilancio che ancora una volta tiene conto soprattutto degli interessi dei cittadini, che nonostante le politiche neoliberiste dei quattro governi che si sono succeduti, compreso le politiche di taglio del governo Renzi, non taglia i servizi essenziali, cerca di rafforzare la lotta all'evasione, è vicino ai cittadini, investe sui servizi essenziali, insomma si cerca di dare il massimo in un contesto dato, soprattutto con un bilancio di trasparenza, di correttezza che ci è stato certificato e sottolineato nella nostra correttezza, trasparenza ed efficienza dalla Corte dei Conti con una nota decisione del 9 luglio. Questo è un motivo di grande soddisfazione. Possiamo oggi dire che a fine anno noi pagheremo i creditori della pubblica amministrazione secondo le direttive dell'Unione Europea. Quando ci siamo insediati si pagava a circa 4 anni di distanza. È una città sana, è una città su cui investire, una città piena di problemi, piena di contraddizioni, ma una città viva, una città piena di giovani e piena di turisti, e questo è un bilancio che guarda a una città che ha un futuro certo in un contesto dato difficile. Questo è un risultato che abbiamo raggiunto grazie al Consiglio Comunale di Napoli, grazie all'amministrazione e grazie soprattutto ai cittadini della nostra città che certe volte magari non hanno compreso fino in fondo delle ragioni per le quali noi non riuscivamo a garantire tutti i servizi che avremmo voluto, e a loro dedicheremo e dedicherò tutto il tempo necessario che un essere umano può dedicare per l'amore che ha per questa città. Io mi rivolgo innanzitutto alla mia maggioranza storica, iniziale, leale e forte, anche se nei numeri non tanto, ma nella graniticità sì, di dare oggi una grande prova di compostezza, di forza, di solidità e di amore per la nostra città. Poi vengo alla seconda parte ovviamente del mio intervento. Oggi però è un momento difficile perché c'è un'accelerazione forte di ambienti ben individuati, quindi non invisibili, magari invisibili nelle procedure, ma visibili nei comportamenti e nelle identità, che vogliono nuovamente mettere le mani sulla città e riportare alla ribalta quel sistema di potere che il popolo democratico della nostra città ha cacciato fuori dal palazzo. Quindi io non posso che rivolgermi oggi, in un momento complicato della città e in un momento complicato anche per il sindaco, di rivolgermi anche a chi ci ha accompagnato in questa avventura, con chi si è allontanato, e quando ci si allontana le ragioni non stanno solo da una parte, ma bisogna scandagliare il motivo dell'allontanamento. Mi rivolgo a loro perché oggi è anche il momento dell'unità delle forze democratiche, con le quali ci si può dividere su tante cose, ma non sulla democrazia, sulla Costituzione e sulla lotta. Non li chiamerò più i poteri forti, perché siccome stamattina leggevo Renzi che diceva che lui da oggi si mette contro i poteri forti, dopo che sta violando, volendo modificare uno dei cardini della democrazia del nostro paese, che è l'articolo 18 del Statuto dei lavoratori, io oggi lo chiamerò sistema criminale e poteri criminali, non più poteri forti. Quindi non posso che rivolgermi a chi, devo dire, mi ha fatto anche soffrire, probabilmente ci saranno state anche condotte nostre che non sono piaciute, però so essere persone democratiche e persone che amano la nostra città e che non hanno nulla a che vedere con quel sistema criminale. Allora non chiedo l'approvazione ovviamente del bilancio, non mi interessa, questo è un tema secondario, mi interessa che da oggi
tutti possano avere la schiena dritta, l'occhio vigile e le mani non in tasca per difendere la nostra città. Mi rivolgo anche ad altri compagni che stanno qua dentro, mi rivolgo a Sell che non fa parte di una maggioranza che governa il nostro paese, che sta tentando attraverso una legge di violare gli equilibri costituzionali nel nostro paese. Mi riferisco all'articolo su Bagnoli dello Sblocca Italia. So che Sell sta guardando con attenzione e con sensibilità forte a questo momento difficile, mi rivolgo anche a loro. All'opposizione chiedo di non far valere in questa fase, in questa giornata, astio, rivendicazione e rivincite personali sul sindaco, ma di soffermarsi, come loro sanno fare, punto sul bilancio, contrastarci sulla politica, sulle nostre decisioni, sui nostri errori, sui nostri sbagli, ma non cercando di utilizzare altri argomenti che attengono un po' alla seconda parte del mio intervento. Quindi io sono convinto e sono certo di non sbagliarmi che oggi questo Consiglio Comunale scriverà una pagina alta. Noi siamo diversi dagli altri, è vero. Noi non dobbiamo dire se siamo migliori o peggiori, ma siamo diversi. Napoli è diversa nelle sofferenze, ma è diversa anche nella sua originalità e nella sua tipicità, anche nel non cedere di fronte a chi oggi da ogni parte chiede che questo sindaco si debba dimettere. E veniamo alla seconda parte. Io ogni tanto devo anche provare a mettermi una maschera, a rialzarmi e a provare a far finta di niente. Per me oggi non è facile parlare, non è facile mantenere sempre la prontezza, la lucidità, la forza, il coraggio, perché quando una persona fa il proprio dovere fino in fondo e continua per anni a pagare non sulla pelle di altri a cui può esprimere la solidarietà, ma sulla propria pelle pesi e ingiustizie inaccettabili, non è facile rialzarsi, non è facile dire continua ad andare avanti, non è facile non farsi prendere dalla tentazione di ritirarsi a una vita privata, avvicinarsi ai propri affetti, ai propri amici che per anni si sono trascurati. Però questa scelta io l'ho fatta nel 1995, l'ho fatta quando il primo dicembre del 1995 giurai da magistrato fedeltà alla Costituzione della Repubblica Italiana e già dopo pochi mesi dell'inizio del mio lavoro capii quanto mio padre mi avesse ingannato. Mio padre era magistrato, mio padre mi aveva fatto illudere che la magistratura potesse essere qualcosa di superiormente etico rispetto ad altri. Invece nel fare il magistrato mi sono reso conto con gli anni che la collusione, la corruzione, il sistema criminale non appartiene solo ai delinquenti di strada, non appartiene solo a pezzi della politica, ma la situazione purtroppo è molto più grave e molto più seria. Questo non lo dico oggi. Molti amici, molte amiche che hanno seguito negli anni la mia vicenda, che hanno seguito le cose che ho detto e che ho scritto, sanno che io sono un uomo libero. Sono stato un magistrato autonomo e indipendente, non ho pagato per errori che non ho commesso, errori si fanno in politica, probabilmente qualche errore l'avrò fatto in magistratura, ma non ho mai fatto né errori gravi, né dolo, né condotte criminali. Ho pagato perché non mi sono fatto corrompere, ho pagato perché non mi sono girato dall'altra parte, ho pagato perché quando mi arrivavano i proiettili li trasmettevo alla Digos, quando mi fermavano in mezzo alla strada per minacciarmi non mi piegavo, non mi sono piegato nemmeno quando mi hanno detto vattene dalla Calabria, ti offriamo il trasferimento a Napoli, quando mi hanno detto vieni al Ministero della Giustizia a fare il vicecapo del DAP a 15.000 euro al mese, dissi pubblicamente a Reggio Calabria poco prima di essere trasferito su volontà del ministro Mastella, che oggi da investigato diviene investigatore, dissi che dalla Calabria mi dovevano per cacciarmi o ammazzarmi o trasferirmi. Ebbene, la libertà non ha prezzo, la libertà non si compra, l'autonomia e l'indipendenza sono un elemento di forza, ma molto anche in alcuni momenti di debolezza. Di forza perché non devi mai dar conto a nessuno se non alla propria coscienza, di debolezza perché molto spesso rimani non solo
perché la solitudine è uno stato d'animo non negativo, ma rimani isolato. Allora io chiedo ovviamente alle persone per bene di aprire gli occhi, di stare attenti, di non fermarsi alle vulgate superficiali. Le sentenze devono essere rispettate, le sentenze vengono rispettate, vengono anche criticate, le sentenze dispiegano effetti giuridici, ma le sentenze vanno anche raccontate. Quindi io nei prossimi giorni ovviamente farò anche questo, riprenderò a raccontare queste vicende, una sentenza che giuridicamente fa acqua da tutte le parti, una sentenza intrisa di violazioni di legge e di legittimità, un procedimento penale che iniziò Achille Toro, magistrato ben noto alla stampa nazionale, coinvolto nell'indagine sul G8, poi appatteggiato, una sentenza che va a ripigliare, che non si comprende perché sia stato il Tribunale di Roma, visto che sui magistrati indagava, secondo il codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria di Salerno, come tutti sanno, vige un principio del codice di procedura penale, l'articolo 11, sui magistrati di Catanzaro indagava Salerno. E guarda caso i magistrati di Salerno stavano indagando, e guarda caso è in corso a Salerno un processo in cui io sono parte civile, dove i magistrati, i politici ed altri che mi sottrassero le inchieste sono imputati per corruzione in atti giudiziari, tutti i processi sono fatti a Salerno, io ho subito 90 procedimenti penali, i quali sono stato assolto e archiviato e dove i miei accusatori sono sotto processo, uno solo se n'è fatto a Roma, ed è questo qua, non si sa perché a Roma. Perché si fa a Roma questo processo? Però questa non è la sede, è un consiglio comunale. Addirittura vengo condannato sulla vicenda Mastella quando Salerno aveva già archiviato. Bene, allora siccome la sentenza va rispettata nel senso che produce i suoi effetti giuridici, ma non ne può produrre di altri. Qualcuno mi chiede che io mi dovrei dimettere perché una sentenza di questo tipo mi ha condannato. Ebbene, io la dico assumendomi ovviamente, qua non tirando la giunta in questa mia riflessione, ma una mia opinione personale, io credo che guardandosi allo specchio e provando vergogna, quei giudici di quel tribunale si dovrebbero dimettere. Non certo io, che ho fatto sempre il mio dovere. Io sono un uomo delle istituzioni. Non mi farò trascinare, pur essendo difficile, a 47 anni dopo aver fatto il magistrato e dopo essere tentato ad avere non più fiducia nello Stato e nelle istituzioni nel loro complesso. Io non mi faccio trascinare da questo, perché so perfettamente che all'interno delle istituzioni ci sono donne e uomini che sapranno riparare a violazioni di legge, a reati, a errori. Però non c'è dubbio che questa sottolineatura oggi la dobbiamo fare. Io la farò sempre e la farò ancora di più. Lo Stato è profondamente corrutto. Pensate solo un dato, non la voglio far lunga, che chi contribuì a strapparmi la toga di pubblico ministero in un processo disciplinare farsa, di cui non si ha storia nella Repubblica Italiana, che durò 4 mesi, quel Consiglio Superiore della Magistratura era presieduto da un signore che si chiama Nicola Mancino, che oggi è imputato nel processo, uno dei processi più gravi della storia della Repubblica Italiana, nella trattativa Stato-mafia, in cui anche il Presidente della Repubblica, contro la sua volontà, dovrà, per volontà di un tribunale, andare a testimoniare. È un paese in cui ho stretto la mano a carabinieri coraggiosi che mi hanno fatto piangere per il loro coraggio, e in cui ho stretto la mano anche durante questo periodo in cui da sindaco ho dovuto stringere alcune mani per ragioni istituzionali, di cui mi vergognavo di essere cittadino italiano. Il nostro paese è intriso di deviazioni, è intriso di corruzione, quindi nei prossimi mesi io credo che noi dobbiamo alzare il livello di scontro contro la nomenclatura di regime. Dobbiamo da Napoli, dalla storia personale di ognuno di noi, far capire che esistono altre donne e altri uomini all'interno delle istituzioni, ma che il sistema è profondamente marcio, profondamente corrutto e anche intriso di deviazioni pericolose. Lo voglio ricordare anche in quest'aula, approfittando della presenza di tanti giornalisti, una mia considerazione che ho fatto negli anni di esperienza in magistratura. Non vi pensiate che avendo la mafia abbandonato la strategia della tensione criminale con le bombe nel 93-94, 92-93-94, sia stata sconfitta. La magistratura e le forze dell'ordine hanno fatto grandi passi in avanti, ottenuti grandi risultati, ma la mafia è molto intelligente dal punto di vista politico e dal punto di vista criminale.
ha deciso di infiltrarsi, ha deciso di non colludere più con la politica e con pezzi di Stato, ma di divenire tutt'uno, a prendere le forme delle istituzioni, a procedere dalla strategia criminale esterna alla quella la stagione della legalità formale. Oggi le più grandi ingiustizie passano attraverso il rispetto della legalità formale. Ecco perché la battaglia è più complicata, ecco perché uno deve scegliere se la rivoluzione farla solo all'esterno delle istituzioni o anche all'interno. Noi abbiamo fatto la scelta di provare a fare la rivoluzione all'interno delle istituzioni, vincendo una campagna elettorale complicata, difficile, e oggi governando, qualcuno mi dice, il sindaco ha isolato la città. Dipende da che punto di vista la vediamo. Sì, siamo isolati da alcuni poteri. Sì, siamo isolati da un certo sistema che dice che io mi dovrei far aiutare, mi dovrei sedere, dovrei cedere, dovrei fare i compromessi morali. Da quelli siamo isolati, ma io non credo siamo isolati da tanta anche gente per bene. Quindi da questo punto di vista noi non avvertiamo il senso dell'isolamento, avvertiamo semmai la necessità di rafforzare il senso vero di questa esperienza. La rivoluzione però non è solamente bon ton istituzionale, il cambiamento non è solo stretta di mani istituzionali, il cambiamento non è solo quello per cercare di portare avanti la nostra città e farla uscire da un momento di predissesto, essere costretti in un recinto complicato, non rompere equilibri istituzionali per evitare che la città crolli. Quindi è vero che noi, anzi, tutt'altro che isolati, siamo dovuti andare a Roma, abbiamo dovuto cercare un dialogo, abbiamo dovuto cercare di raggiungere un risultato tenendo dentro il governo, il Parlamento, la Regione. Beh, però adesso negli ultimi tempi mi sembra che c'è un'accelerazione forte contro Napoli, c'è un'accelerazione forte contro questa amministrazione e questa esperienza. Allora, come mi ha scritto un mio amico stamattina, ha detto, la rivoluzione non è una cena di gala. Se qualcuno pensa che questa esperienza sia fatta solamente di giacca, cravatta, strette di mano e bon ton istituzionale, non è così. E chi ci vuole cacciare ha uno strumento democratico per poterlo fare, le elezioni. Invece da quando ci siamo insediati, fate un poco lo scursus di tutti i tentativi che ci sono stati. E prima i tentativi con la Corte dei Conti, e poi il piano di riequilibrio, e poi il rendiconto, e poi qua e poi là. Io credo che l'unica strada per sconfiggere questa esperienza amministrativa è quella di sconfiggere queste persone, il sindaco, chi vorrà eventualmente un domani ricandidarsi nel momento elettorale. Allora, noi siamo convinti di aver spezzato un sistema politico. Siamo convinti che ci sia chi voglia far ritornare quella stagione, siamo convinti che ci sono persone che vogliono far cadere in un modo o nell'altro questa amministrazione. Io sono convinto che invece oggi noi possiamo essere più uniti che mai. Spiace che questo debba avvenire un'altra volta anche su sofferenze personali che io sto vivendo in questi giorni. In queste ore ci ho anche pensato a lungo, ho anche riflettuto se valesse la pena continuare. Ebbene, ancora una volta non solo avverto intatta la mia forza, ma se è possibile avverto addirittura un'energia ulteriore rispetto a quella che avevo prima, perché avverto ancora di più un senso di responsabilità. E siccome quando si alza il tiro e quando non ci si piega, l'artiglieria pesante che viene messa in campo dall'altra parte diventa sempre più pericolosa, noi non abbiamo artiglieria pesante, ma sappiamo resistere. La resistenza la conosciamo. Sappiamo resistere e resisteremo. E io sono assolutamente fiducioso che questa esperienza arriverà sino alla fine, che i bilanci si faranno alla fine, che le persone, una per una, della nostra città, ed io direi del nostro paese, perché quello che sta accadendo non è una questione solo napoletana, va ben altro dei nostri confini urbani, la porteremo a compimento, la porteremo fino alla fine con un rinnovato entusiasmo. Io quello che chiedo, diciamo, a chi ha la forza di andare avanti, chi ama la giustizia e non la legalità formale, chi vuole dare un futuro diverso alla nostra città, ai nostri figli, ai nostri concittadini, di mettercela tutta in questo momento, mettercela tutta, perché vedremo parecchi giorni difficili.
ci saranno momenti complicati, ma il quadro, come dire, quando appare così confuso, vuol dire che è molto chiaro. È molto chiaro e si comprende anche chi si sta muovendo per mettere le mani sulla nostra città. Quindi su questo noi siamo pronti, siamo persone libere, siamo persone autonome, io mi sento particolarmente motivato, non ci manca il coraggio, non ci manca la determinazione. Quello che dobbiamo fare da oggi è far capire ai nostri concittadini qual è la posta in gioco, al di là delle visioni politiche, al di là anche dei distinguo che si possono fare, ma oggi la posta in gioco è troppo alta. Io non credo che si possa cancellare un'esperienza democratica in cui un sindaco è stato eletto dai suoi concittadini, che ben conoscevano anche le vicende giudiziarie di quel sindaco, a colpi di formalismi giuridici, di norme. Poi l'altro giorno vedevo casualmente, poi capitano anche le cose casuali, questa legge che adesso vorrebbero automaticamente applicare, che mi vorrebbero dare un periodo breve di sospensione forzata, viene fatta dalla Severin, ministro della giustizia, guarda caso difensore di una mia controparte nel processo di Roma, e guarda caso questa legge viene fatta proprio durante il processo a Roma. Queste cose le racconteremo nei prossimi giorni. Io comunque vada, farò il sindaco fino alla fine del fino a metà del 2016. Poi deciderò se avrò la forza, se avremo la forza, se avremo l'entusiasmo. Io attualmente ce l'ho di continuare ancora avanti, ma fino al 2016 ci arriveremo, e ci arriveremo con la forza, il coraggio, l'autonomia, la libertà, l'indipendenza, e soprattutto non ci faremo piegare da questa melassa putrida che mette insieme pezzi di Stato che non hanno nemmeno il coraggio di venirti davanti e dire io ti voglio abbattere. Cioè cercano sempre dietro le quinte di fregarti attraverso strumenti giuridici. È una storia che ormai ho imparato a conoscere dal 97-98. Alla fine ho trovato più coraggio in alcuni criminali che quando andavi vicino alla gabbia ti dicevano chiaramente che tu eri lo Stato e loro erano i criminali, e che eri un nemico e che eri un avversario. Te lo dicevano in faccia. Qua ci sono persone che si nascondono attraverso le vesti di Stato, ma sono più criminali di quei criminali che stanno dietro alle gabbie. Quindi da questo punto di vista da Napoli si scriverà una pagina diversa, nuova, e io l'unico auspicio da sindaco della mia città, mi auguro di poter avere a fianco a noi la maggior parte dei consiglieri comunali e poi la maggior parte dei cittadini onesti, che la possono pensare anche diversamente dal loro sindaco, però sanno che hanno un sindaco dalle mani pulite, per bene, onesto, che nei prossimi mesi si batterà solo esclusivamente per la propria città, senza indietreggiare nemmeno di un centimetro, e anteponendo gli interessi alla città anche alla mia difesa personale nei processi. Grazie. Mercoledì scorso, dopo l'intervento del